Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi presento un mio progetto che mi ha dato molta soddisfazione. È un alimento duro e stabilizzato. Ho seguito i consigli di un utente su internet, Atilab, che mi ha presentato questo prodotto. È un variatore di tensione con display. Questo ha la possibilità di variare la tensione fino a 40 V, 5 A. In descrizione vi metterò il nome del prodotto, così lo potete comprare. Io l'ho preso su Ali e io non ho fatto altro che realizzare un speciale ponte raddrizzatore. Ho utilizzato una compagnia cinese che gli ho passato lo schema e mi ha realizzato questo circuito stampato per pochi euro. Qual è la caratteristica di questo ponte raddrizzatore? Come vedete dal progetto, dal disegno, io ho diviso il ponte raddrizzatore in sezioni separate e ho aggiunto su ogni diodo un condensatore. Questo condensatore a 10.000 picofarad non fa altro che eliminare quelle che potrebbero essere delle frequenze fastidiose sulla rete. Nonostante che abbia messo anche il condensatore di livellamento, ho preferito anche utilizzare questo sistema per pulire ulteriormente la tensione, in questo modo da eliminare completamente quelle che sono residui dell'onda sinusoidale. Allora, come ho detto prima, il mio trasformatore eroga 7 A circa, però non li vedrò di fatto perché questo tipo di variatore ha un'uscita massima di 5 A, però sono sufficienti. Un'altra caratteristica di questo alimentatore è il fatto che, come in altri progetti, ho aggiunto una ventola con un sensore NTC. In questo modo la sua velocità varia in base alla temperatura, quindi non avrò un fastidioso ronzio inutile, ma solo quando è necessario raffreddare. Tutto ovviamente realizzato su questa basetta. Questi quattro sono i diodi, questo qui è il 7812 e questo qui è il transistor che pilota la ventola. All'uscita ovviamente di questo circuito la tensione va nel variatore di tensione con display. Adesso lo chiudo e vi faccio vedere come funziona. Chiuso, cominciamo di nuovo da dietro. Qui ho aggiunto un portafusibile da 3 A, 3,16 circa. Questa è il radiatore per dissipare la temperatura e questa qui è la ventola controllata dal sensore NTC. Il lato frontale è questo qui. Aspettate che devo trovare un punto più comodo. Aspettate, appoggio qualcosa sotto. Ok. Accensione, come vedete si sta accendendo, no, si vede? Ok, acceso. Allora, come vedete non è molto complesso. Da quello che ho capito io si usa Arduino, basta cliccare su V e io con il potenziometro posso ruotare il set. Note che ho impostato la tensione che mi serve, attacco, si stacca. Qui, la stessa cosa per gli amperaggi, posso limitare la corrente massima d'uscita in questo modo da evitare di rovinare eventuali circuiti. Quando è pronto, basta che clicco qui e parte sulla tensione che ho preimpostato. Quindi adesso facciamo una prova, vediamo. Qua ho preparato 1, 2, ok, accendo, spengo questa luce, ecco qui, set, come vedete abbassando. Funziona,
funziona perfettamente. Questo qui ha anche la possibilità di misurare l'amperaggio, quindi il consumo. Infatti, come vedete, man mano che salgo, ecco, sopra la soglia di 8,5 e già comincia a misurare il consumo, fa anche il calcolo in wattaggio. È a posto. Finito questo, clic, finito. Quindi, che dirvi? E a voi vi lascio una buona giornata. Spero che questo progetto possa essere utile anche a voi. Mi dispiace solo che purtroppo nel lavorarlo ho rovinato un po', magari con dello smalto aggiusto il tutto. Vabbè, vi chiedo di lasciare un like a fine video e di iscrivervi al canale.